Ciao a tutti, Coach, ben ritrovati al vostro Andrea in Chrono 1 su Yo-Kai Watch 2 Spiritossi. Siamo nella boss rush, ma prima di cominciare c'è un utente che mi ha chiesto di salutarlo con tanta gentilezza. Dovevo salutarlo nel video delle carte, su come trovare la carta rossa e blu, ma avendolo registrato 3 giorni prima della pubblicazione, volevo pubblicarlo poi martedì, ma ho detto facciamo una cosa, pubblichiamolo prima, che è meglio. Un utente mi ha chiesto di salutarlo, lo saluto con molto piacere, si chiama Yo-Kai Watch 1, 2, 3 e Blasters, quindi ciao, ti saluto a mia maniera, perché l'unico modo per salutare una persona che conosca è ciao, va bene? Insomma, gliel'avevo promesso, poi dopo, come ho detto, il video essendo uscito prima e nonostante l'abbia registrato prima, insomma, ci sono stati dei... ci siamo capiti male e quindi insomma è andata così. Allora, devo fare serie tosta, 5 vittorie. Questa qui, come dissi appunto nel video di Malvimini, serviva a combattere Malvimini a sbloccare questa serie tosta. Ho detto, tanto che devo sbloccare la serie tosta, facciamo vedere anche come prendere Malvimini. Ok. Andiamo. Allora, l'inizio della lotta è sempre un po' particolare perché comunque sia... gli yokai non hanno energy max e quindi combattono per conto loro. Allora, dovremmo essere abbastanza veloci a fargli aprire la corazza. Eh sì, ero taglio, è arrivato. Ecco, già abbiamo fatto, va. Puntiamo il topino. Se va tutto bene lo faccio al primo colpo, se no due volte. Possiamo anche velocizzare. Dai, manca un colpo, ragazzi. Perfetto. Ah, vedi. Veloce, veloce. Facile, facile. Senza problemi. Che poi Phantasmurai non ci ho fatto il video, mi pare. O ce l'ho fatto, non mi ricordo. Comunque sia, se non l'ho fatto lo farò poi più in là. Vuoi continuare a combattere il prossimo mostro? Certo. Mi chiedo chi sia il prossimo. Che sia Doc Frank? No, Spolantula. Ma seguendo questa linea dovrei... il prossimo allora è Doc Frank quasi sicuramente. Ma io le zampe gliele lascerei anche stare perché tanto... Madonna, cioè con un colpo, amico mio, fatti controllare. Vai, anche l'ultima. E poi dopo tartassiamolo di colpi come non ci fosse un domani. Vai, vai. Andate. Strappategli le budella, che sembra più un cervello che una budella, ma... Sì, ho detto una budella, è sbagliato, ma si può dire. Che diavolo è successo? Brillava tutto! non mi pare facesse così, normalmente. Ok, questa... andiamo con la terza. Allora... sicuramente ci stanno Malvimini e Doc Frank, quindi chi può essere un altro? Questo il terzo è... Dr. Frank, ok. Dato che il terzo è il Doc... Allora, intanto io mi tengo pronto qui per puntargli i cuori, che porca miseria mi stanno proprio sulle scatole i suoi cuori. Trasfusione col quarzo. Io l'ho annullata? Sì, puntiamo il cuore e via giù di botte proprio. Andiamo, va. Però attaccate. Non è che ci prenda poi tanti danni alla fine Doc Frank, eh. Beh, un altro 2 attacchi se abbiamo fatto. Fuori cambio, ma non mi spiritare. Ecco fatto. Vai, va. Oh, yeah, baby. Veloce, veloce, senza che stavo a curare dall'espiritamento Gilgador. Ok, ha vinto. Ora, la quarta. Malvimini. Io spero di vedere non Malvimini, ma un altro yokai. Stavo pensando, quando ho fatto il video di Malvimini, che Malvimini potrebbe... Ah, Bifron! Che Malvimini potrebbe essere, ho detto, un yokai di Yo-Kai Watch 1.
Non lo so. Però, essendo nella serie di Yo-Kai Watch, di mostri di Yo-Kai Watch 1, Bifron è anche in Yo-Kai Watch 1, e trovarlo è un po' una rottura di palpebre, ci vuole da lavorare un pochetto. Ok, no, sempre quello il punto debole. Potrei colpirgli le fiamme, ma devo colpirle in un certo ordine, penso. Perché ho provato a colpirgli le fiamme durante la battaglia in Spirit Ossi, che poi ho fatto vedere... No, in Polpanime? Mica mi ricordo, l'ho affrontato prima. Vabbè, l'ho affrontato prima, non mi ricordo dove. Forse in Spirit Ossi, forse. Sì, mi sembra in Spirit Ossi, forse, ma... E ho visto che comunque sia colpendogli le fiamme mi dava errore, quindi non so se bisognava colpirle in un modo specifico. Allora, dato che Bifron era il quarto, l'ultima è Malvimini, allora. A me va benissimo. Eccoci qua. Allora, questo yokai è particolare. Bisogna colpirgli sti cosi. E poi massacrarlo. Proprio torziamolo. Non perdiamo tempo, andiamo avanti veloce. Quanti danni gli ha fatto Homblu? Ma levati proprio. Cioè, un po' mi dispiace che non si possano inspiritare. Cioè, non si possano pizzicare i boss quando sono ispiritati. Perché anche se il mio Dark Knight riesce a ispiritare un boss yokai, dopo non posso pungerlo con lo Yokai Watch M. Quindi insomma, boh, mi fa un po' strana sta cosa. E Sfera Megas. Ok, continuiamo ancora un'altra serie. Facciamo serie di mostri. Serie disperata, 5 vittorie. 5 mostri enormi. Ma io affronto con questa squadra. Facciamo subito, facciamolo, va. Ah, il poliministro. Oh. Se c'è il poliministro. Vabbè, dai, facciamolo. Ha sempre le mani, bisogna bloccarli prima, sto pezzente. Ma facciamogli prima quest'altra. Blocchiamogliene intanto una. Dai. Sinistra suprema, sì. Dottor Cero. Dai, quanto c'ho? Oh, dai. E massacriamolo. Pestiamolo. Vai. Strappategli la barba tentacolosa. Vai. Per i monelli. Dov'è la sfera? Vai, Energy Max ricaricato. Ok, mazza dorata. Se ce la facciamo anche con Scaragone. Vai, Scaragone. Ghigliottina. Sì, ma sulla mano, ma porca miseria. Mamma mia, che schifo. Andiamo con Venombra. Velenotto è più forte di Venombra in questo gioco. O è meglio dire che Velenotto è più forte in questo gioco. Perché nello scorso gioco Venombra sapeva il fatto suo. Mentre in questo Velenotto è decisamente migliorato. Dai. La testa, maledizione. Dai, ma finitelo voi, finitelo. Homblu, non metterti in guardia. Vabbè, è andata così. Ah! Piuttosto lunghetta questa contro il poliministro, eh. Piuttosto lunghetta, devo ammetterlo. E viva Andrea, hai vinto, congratulazioni. Appena guadagnato 200 punti alla prossima battaglia, andiamo.
Chi sarà allora? Oh, il poliministro quello tentacolare, quello trasformato? C'ho una voglia di combatterlo questo. Ma bisogna fargli ritirare i tentacoletti prima, finché non apre la cotta. Tutti e tre? Ma sul serio? Non fatevi prendere dal panico, amici. Sarà facile sconfiggerlo. Zia Cora, non pensa a ricaricare i miei amici. Pensa a distruggere sto coso. Vai, mo. Eccolo. Sembra un po' una cosa hentai, ma non facciamola più schifosa di quello che già è. È incredibile che io mi ricordi ancora come si combatta questo poliministro, nonostante sia la prima Yokai Watch che non lo. Che non lo. Non ci combatto contro. Ma andiamo? Andiamo. Facciamolo, non mi interessa. Si spreca? Va bene uguale. Si spreca, ma non fa nulla, non fa nulla. Andiamo con ghigliottina. Vai, Scaragone, conto su di te. Ghigliottina, tagliagli la perla. E poi non è che lui chiude la bocca a un determinato colpo. È a tempo, quindi più attacchiamo, più sto cazzo. Insomma, vorrei dire, non lo so. Apri la panza, apri, bravo, aprila. Perfetto. Perfettissimo, non perfetto, perfettissimo. Vai, Homblu. Un po' per i monelli. E una mazza dorata in pieno stomaco per questo pezzente di un poliministro. Dai. Intanto tutte le colpi te la piati, eh. Scaragone non ha avuto il piacere di fargli un po' di danni, ma non era al massimo l'Energy Max. E vai, tutti e tre un'altra volta. Brava Zia Cora, ha curato proprio quello che serviva, perfetto. Zia Cora, se me lo curi un'altra volta ti dico ancora più grazie, eh. Brava, perfetto. Va perfettissimo, no? Perfetto. Oddio, a Scaragone un po' di salute ci vorrebbe. È meglio Scaragone o Scaragen? Chi è meglio dei due? Non lo so. Fatto che Scaragone ho avuto davvero pochissimo il piacere di usarlo nel primo Yokai Watch. E qui ora vorrei usarlo un pochino di più. Ehi, super fortuna, che succede? Va bene che è un po' che non la prendevo, ma due di fila? Wow. Il poliministro è in 16 noni, schiacciato male. Puttana tua madre. Dai, mo, menategli, mo. Oh, è andata, meno male. Vai, andiamo col prossimo. Mamma mia, quanto è stata lunga sta lotta. Ah, martello? Ah! Già così incominciamo, martello? Ma menategli! Scaragone, ci sei anche tu nel team, eh? Non so se ti sei accorto. Vabbè, sì, vabbè, stai calmo. Se si va bene veloce anche così va benissimo, non c'è problema.
Senza che sto a rompere ai tronchi. Senza che sto a rompere ai tronchi. Mamma mia, ragazzi, oggi l'italiano sto a mille proprio. Non ce la fa. Ce la fa! Ma dai, Scaragone! Povero Gilgator. Vabbè, ce la facevo lo stesso. Niente, allora. Che faccia, poverino. È andata bene. Ok. Il terzo è stato molto veloce. Poi il ministro, mamma mia, che scatole. Alla prossima battaglia. Attenzione alla testa. Come sempre. La quarta. Che boss è? Ah, Pina e Gina. Oddio, quanto le odio. Cioè, non hanno neanche il tempo di farsi recuperare, perché comunque sia... Su di lei, su di lei. Sì, però attaccate. Niente. Se non incanta non è contenta. Ok, è andata. Sì, caccia pure la tua... Il tuo pietra del tempo. Bam, bitch! Ragazzi, si può fare velocemente. A posto. È andata. Molto veloci queste ultime due lotte. Vediamo se anche la terza. Ah no, aspetta. No, la terza. L'ultima. Cioè, intendevo la quinta. Però vediamo se sarà la terza che faccio velocemente. Ok. Dorosso? Può essere Dorosso? Che altro boss c'era? Ah, Decadama. È vero. Quando, come ho detto Dorosso, dico, ma prima non c'era Decadama e bam, appare lei Decadama. Accidenti. Vabbè, facciamola secca velocemente. Che dolore. La mia preoccupazione è che, ecco, ruba livelli. Però dimenticavo... Vabbè, attaccate dal Dama, chi se ne frega dei suoi amichetti. Ricordavo... Mi è venuto in mente ora che... Scaragone è a livello 70. Quindi contro il Letal Dama ancora va bene. Ma devo portarlo a 99. Per la prossima sfida. Accidenti, vabbè, andrò a sfidare un po' di volte il Letal Dama. E mo mi concentro solo su di lei, non mi importa. Aspetta, miseria ladra. Mi sono accorto mo. Che cavolo stavo a guardare. No, cara. Ferma tempo sto cavolo. Ma dai, per un colpo. Meno male. Meno male che l'ha capito Gilgator che doveva attaccare. La grande pecca di Yokai Watch è che non puoi scegliere quando far attaccare uno yokai e quando farlo difendere. Stemma epico. Torna a giocare quando vuoi. Vediamo un po'. La prossima boss rush quale sarebbe? Vediamo un po'. Serie di mostri. Serie utopica. 8 vittorie. Ah! La penultima! A Chiarola! Allora questa sarà l'inferno infinito. E poi questa, il paradiso divino. Il paradiso divino però ha 5 boss. Con Gattiva 6. Gattiva non c'è. Ci sono gli Oni. So per certo che Gattiva non c'è in questa serie, perché sennò uno potrebbe abusare del fatto che ci vogliono da sconfiggere 100 volte Gattiva. E quindi non c'è Gattiva qui. Cioè, e quindi non c'è. Ho detto in modo sorpreso quando so che non c'è. Quindi ci saranno i tre Oni. Chi altro c'è di boss e Yokai Watch? Dorosso? Dorosso no, non può essere perché uno non può per forza sbloccare la via del mistero. Non è che uno deve per forza, se non c'ha amici, abita in cima al monte e ha Yokai Watch, allora se ne compra per forza due copie.
per sbloccare la via del mistero. Ad ogni modo, Kuji, come sempre, vi ringrazio per aver seguito questo video, che spero vi sia piaciuto. In descrizione trovate il link per Twitter. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!